Salve amici e benvenuti in questa mia nuova rubrica Smart Working con iOS. In più riprese vi mostrerò come sfruttare al meglio la potenzialità di iOS. In questo video tratteremo le opzioni di mail, tutto quello che ci può servire per rendere un servizio mail più alla nostra portata, gestione delle cartelle, quindi come costruire, cancellare, spostare le cartelle o visualizzare le cartelle, gestione delle mail, come aprirle, come leggerle, come conservarle nelle cartelle, spostarle, eliminarle e recuperarle. Bene amici, allora andiamo a vedere le regole avanzate dopo aver impostato la nostra email. Andando in impostazioni, sempre in password e account, e cliccando sull'indirizzo di posta alla quale noi vogliamo andare a regolare alcune opzioni avanzate, andiamo poi a cliccare su account. In account vedete si apre la maschera di configurazione che abbiamo fatto la volta scorsa per configurare un'email. Poi abbiamo l'ultima voce che è avanzate. Cliccando su avanzate io ho dei menu e dei sottomenu. Quello che ci interessa a noi, dando un'occhiata veloce, sono regole casella, sposti messaggi eliminati in e messaggi eliminati. Tutta la parte di sotto lasciate così com'è. Regola casella, andiamo a vedere, casella di bozze, praticamente qui possiamo decidere le email che noi cominciamo a scrivere ma che non inviamo, dove salvarle, cioè praticamente le brutte copie. Di default lui ci mette in draft, ma possiamo scegliere in inviate copia oppure un'altra cartella che abbiamo creato noi, vi faccio vedere dopo come si crea, che è Pippo. Ok, io lascio in draft, ok, una cartella apposita dove lui mi elenca, mi conserverà tutte le brutte copie dell'email che non ho inviato. Casella posta inviata, possiamo decidere la posta inviata dove andarcela a salvare. Lui di solito la mette in Outbox, che dopo un certo periodo di tempo la elimina, svuota. Io posso anche scegliermi un'altra cartella tipo Pippo e andarmene a salvare lì per sempre. Casella di posta eliminata, lui me la mette direttamente in Trash. Io posso anche decidere di metterla in una cartella del cestino di iPhone, quindi dal server non va perso nulla, oppure lascio sul trash che è direttamente sul server, quindi me la cancella dopo un determinato periodo di tempo, oppure posso salvarle sempre in delle cartelle dedicate e rimarranno lì fin quanto voglio. Casella di archiviazione. Su iPhone praticamente io quando leggo un'email posso decidere di archiviarmela e anche dove posso archiviarla, cioè conservarmela nel futuro. In automatico l'iPhone me la mette in archivio su una cartella del telefono, ma io posso sempre decidere di crearmi una cartella tipo Pippo oppure in inviate copia, oppure posso andarmi a creare un'altra cartella ancora e chiamandolo con email vecchie e me ne vado a conservare tutte quante. Sposta i messaggi eliminati in casella di posta eliminata o casella di archiviazione. Vedete, io posso anche decidere dove eliminare questi messaggi, qua è molto più veloce, e dire no, una volta che li elimino me li conservi sulla casella di archiviazione. Qual è la casella di archiviazione? Questa qui, e quindi vado a decidere anche poi dopo quale cartella. Messaggi eliminati, posso decidere se i messaggi eliminati vanno nella cartella e in questa cartella non verrà mai svuotata, verrà svuotata dopo 24 ore, dopo una settimana o dopo un mese. E questa è tutta la parte che ci riguarda in avanzate. Adesso andiamo a vedere le varie opzioni che possiamo applicare all'applicazione Mail. Andando sempre su impostazioni, questa volta andiamo su mail, sotto password account andiamo sulle impostazioni mail e andiamo a vedere tutto quello che noi possiamo impostare. Sicuramente nella prima parte consentiamo o non di accedere a mail ad alcune opzioni che sono Siri, le notifiche e dati cellulare. Qui non ci sta niente da aggiungere, la lingua. Elenco messaggi di posta, da qua possiamo decidere l'anteprima, quando ci arriva la notifica, un'anteprima dell'email, quante righe visualizzare. L'opzione di scorrimento, sono tutte opzioni abbastanza intuibili, quindi ve lo lascio vedere a voi. Quello che voglio sottolineare sono
Conferma eliminazione, cioè se avere una conferma o meno ogni volta che eliminiamo un messaggio. Caricare le immagini remote dell'email, quindi per risparmiare l'afflusso di dati. Quello che è importante, che voglio mostrarvi, sono: includi gli allegati alle risposte. Praticamente qui possiamo decidere quando riceviamo un'email con allegato e andiamo a rispondere al mittente, possiamo decidere se mai allegare gli allegati all'indirizzo di posta, oppure quando aggiungo nuovi destinatari nella risposta, quindi mi allega in automatico gli allegati, oppure gli dico di chiedermi se allegarli, oppure imposto sempre, cioè che questi allegati, ogni volta che io rispondo all'email, gli allegati in automatico li rinvia. La firma, che è importantissimo, qua con la firma possiamo decidere una firma generica per tutti gli account, oppure decidere che tipo di firma personalizzata a seconda degli account. Ovviamente se noi abbiamo un'email d'ufficio, possiamo fare una firma finale all'email con il titolo, che ne so, magari ingegnere, poi vado a capo, azienda, Pinco Pallino, indirizzo. Ecco qui, basta tornare semplicemente indietro e salva in automatico le firme. E poi vado a scegliere l'account di default. L'account di default qual è? Che quando io clicco sul pulsante nuova email, in automatico lui fa partire la nuova email con un'email impostata di predefinita. In questo caso posso dire Francesco, però io posso anche scegliere di far partire una nuova email da altri indirizzi, ma nel momento in cui creo una nuova email, al momento posso anche modificarla lì nell'applicazione mail, non necessariamente devo venire qui a modificarlo. Cliccando sull'applicazione mail abbiamo un elenco di tutta la posta configurata, caselle, e abbiamo la prima voce è in entrata, il resto è l'elenco di tutte le caselle di posta, dove mi indica con un numero a fianco le email che io ancora non ho letto, per ogni, sia in generale, quindi in entrata, se io clicco in entrata vedo tutte le email che mi sono arrivate, e per ogni indirizzo email ho il numero a fianco che mi indica l'email che non ho letto, infatti se ci clicco su eccole qui, e le altre che non hanno nessun numero vuol dire che non ci sono nuove email da leggere, ma non significa che non ci siano email all'interno che non sono, che già sono state lette. Posso decidere l'ordine di visualizzazione di queste caselle email cliccando semplicemente in alto a destra su modifica. Vedete le tre linee a destra per ogni account? Se io ci metto il dito sopra, per esempio in entrata tengo il dito sopra fermo, posso decidere la sua posizione e quindi decidere l'ordine delle email. Premendo sul fine confermo e vedete, ho spostato la posta in entrata come ultima voce. Oppure ancora posso andare ad aggiungere anche una nuova casella che la costruisco io. Dove la voglio aggiungere? In posta di Francesco, e posso scegliere quale di queste caselle aggiungere, per esempio Pippo, faccio fine, vedete, se faccio fine io visualizzerò anche la cartella Pippo. Se io volessi far tornare tutto come prima, clicco su modifica e vado a togliere le spunte, e se Pippo non mi interessa più averla visualizzata in questo elenco, basta che io tolgo la spunta, faccio fine, e in automatico poi dopo il sistema me la toglie. Andiamo a vedere sotto a caselle, abbiamo di nuovo l'elenco di ogni singola email. Anche qui posso modificare l'ordine facendo sempre su modifica. Anche nella parte di sotto posso modificare l'ordine di visualizzazione delle email, sempre con il dito premuto sopra posso spostare l'ordine di preferenza. Ecco qui, cliccando su nuova cartella gli posso aggiungere ancora una nuova cartella. Vado sempre a decidere in quale posta la voglio mettere, oppure posso addirittura fare delle sottocartelle, per esempio in quella di prima, posta esempio, ci clicco sopra, faccio salva,
e io ho fatto una sottocartella e così via dicendo, nuova casella e così. E lo posso fare anche negli altri account di mail. Perfetto, ora andiamo alla gestione della posta in arrivo. Abbiamo detto che posso decidere di vedere tutta la posta che mi arriva, tutta la nuova posta che mi è arrivata, tutta insieme di tutte le caselle di posta. Posso decidere di andarla a vedere casella per casella. Posta di Francesco, andandola a leggere semplicemente, eccola qui, lui me la scarica, non me la apre in automatico, basta che ci clicco sopra ed ecco qui, mi apre il formato Word. Una volta visualizzato, tornando indietro, che cosa posso fare adesso? Swippando il dito verso sinistra, vedete? Apro delle opzioni. Se io swippo fino a metà, apro l'opzione cestina, segna email e i puntini tratteggiati che sono altre impostazioni. Se io continuo a swippare fino al fondo, vado a eliminare completamente l'email dove è stata messa nel cestino. Facciamo che la voglio recuperare, vado indietro, vado qui sotto, vedete posta di Francesco, e ciò in entrata, bozze, inviata, indesiderata, cestino. Vado sul cestino ed eccola qui, è proprio la prima che è stata proprio eliminata. Vedete, posso decidere di eliminarla, attenzione perché se io alzo il dito la elimino definitivamente. Cliccando sui puntini ho delle opzioni, posso rispondere, risponde a tutti, inoltre elimina definitivamente, contrassegna, segna come non letto, sposta messaggio in, archivia messaggio, sposta in indesiderata, disattiva le notifiche per quell'account che mi ha mandato quell'email, avvisami quando me ne invierà altre. La sposto in segna come non letto, però mi rimane sempre in cestino. Quindi non ho fatto un recupero. Riclicco sui puntini e gli dico sposta messaggio. E qui posso decidere dove spostarla. Se di nuovo in entrata, se in inviata, in desiderata. Soprattutto guardate, posta di esempio in nuova cartella. Quelle cartelle che abbiamo creato noi prima. La sposto di nuovo in entrata. Quindi vado indietro, vado in posta di Francesco. Ecco qui, due messaggi di posta. Eccola qui, ho fatto ritornare la posta allegato Word alla posizione dove stava prima. Quindi vado a vedere le altre opzioni prima. Se invece vado a premere sui puntini, ho le stesse opzioni che abbiamo già visto prima dal cestino. Facciamo che io la inoltro a un'altra persona. Vedete la firma che abbiamo impostato precedentemente. E per inoltrarla qui su destinatario vado a scegliere dalla rubrica oppure se me lo ricordo scrivo il nome della persona con la quale ho memorizzato l'email. Mi chiederà se voglio allegare anche gli allegati. Basta poi cliccare qui sulla freccia blu che va verso l'alto, a fianco allegato Word, e l'email parte. La nuova email la posso fare anche direttamente da qui. In basso a destra c'è il quadratino con la matita. Cliccando si apre la maschera per inviare una nuova mail. Niente di difficile. In A mettiamo il destinatario, si compila come un'email normale. L'oggetto, poi sotto c'è il campo da scrivere e di default vedete sopra mette in automatico Francesco perché nell'impostazione abbiamo definito che ogni volta che io voglio inviare una nuova email lo posso fare direttamente con Francesco perché è un'impostazione predefinita. Basta che io ci clicco a fianco e posso scegliere poi sotto di cambiare gli account. Una volta compilato tutti i campi, fatto tutte le email, posso decidere anche se inserire un allegato. Dove lo prendo l'allegato, come ce lo faccio a inserire? La freccia qui in alto a destra sulla tastiera, vado a cliccare e vado a scegliere che tipo di allegato posso inserire. Posso ritornare alla scritta, quindi vado a scegliere il font della scrittura che voglio fare nell'email. Oppure vado a prendere una fotografia, oppure scatto una fotografia e la vado a inserire direttamente nell'email, oppure prendo direttamente un documento dal cloud, oppure posso scannerizzare un documento, o infine posso inviare un disegno. Eccolo qui. Bene amici, con questo è tutto, vi invito al prossimo capitolo, al terzo, non dimenticate di regalarmi un pollice in su e di iscrivermi al mio canale, ciao!